Nei giorni scorsi si è parlato di turismo, ma il caso è nato da una pubblicazione sulla guida Feltrinelli su Gela, una pubblicazione che ha fatto anche riflettere il segretario provinciale della CGIL, Ignazio Giudice, che ha mandato una lettera in cui argomentava, secondo me molto bene, qualcosa che dovrebbe essere patrimonio comune, cioè qual è l'idea che c'è della città e, a parte l'idea della città, siamo convinti che è facile fare turismo e se una meta che fino a qualche tempo fa era considerato un presidio industriale molto forte, oggi così d'amblè lo facciamo diventare invece un luogo in cui si può fare tranquillamente turismo. E su questo bisognerebbe riflettere. In realtà, qualche tempo fa, proprio ad Accento, in una conversazione che feci con Monica Bevilacqua, in tempi non sospetti, quando ancora non c'era stato nemmeno il cambio dell'amministrazione, dicevo che il governance della città doveva ripensare a quella che era la mission e la doveva fare attraverso anche delle azioni molto forti, per esempio di comunicazione territoriale. Comunicazione territoriale significa strategia del territorio, significa un progetto molto forte per far capire perché, per esempio, un turista americano o un turista tedesco deve venire a visitare tutta la zona di Gela e addirittura, come è accaduto anche in molti centri, l'industria può diventare un percorso da fare. Ci sono tutta una serie di possibilità che la città potrebbe in qualche modo percorrere, abbinando quella che è anche la forza da parte di alcuni imprenditori locali di produrre attraverso la creatività e anche attraverso la loro esperienza dei prodotti di qualità che possono essere venduti in tutto il mondo. Insomma, per dirla con un vecchio presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, la parola d'ordine per cercare di fare turismo e di fare qualunque tipo di attività, cioè per avviare un progetto, non pensano che si possa fare sistema e che si possa arrivare a una rivoluzione culturale, anche a sentire, a raccontare la città in maniera diversa da come tutti sono abituati o siamo abituati a raccontarla, probabilmente allora questa operazione non si potrà fare. Quindi il problema della guida esiste, certamente la guida Feltrinelli non ha aiutato questo tipo di processo, ma esiste anche un problema della città e la politica, la città, le associazioni e tutto il mondo.